la grande attaccante. No, è stata una bella rete, è stata una bella azione, però l'importante è che siamo riusciti a ottenere 3 punti e a vincere questa grossa partita. Risultanza nuova per te, sei andata ad arrampicarti in curva roba. Meno male che ha tenuto il cartellone, sono andato a finire per terra, quindi no, vabbè, una gioia immensa, anche perché ci tenevamo molto, era una partita importante, quindi 3 punti sono stati fondamentali. Abbiamo visto un bel inizio, Fratello Arrondo, poi delle difficoltà perché l'Udinese, insomma, aveva forse preso un po' le misure, e un gran bel finale, quindi una partita più facile. No, io penso difficoltà no, perché oggi faceva veramente molto caldo, quindi abbiamo iniziato subito forte, poi abbiamo pagato un po' la stanchezza per tutto il caldo, quindi siamo poi riusciti nel secondo tempo a trovare questo gol che era importante per noi. Forse in finale dell'Udinese, come dicevamo con Coda prima, ha messo qualche difficoltà il Siena, ma il fortino ha retto. No, siamo stati bravi a tenere, perché loro davanti sono fortissimi, quindi è logico che quando una squadra si trova sotto nel finale cerca sempre di ribaltare il risultato. Siamo stati bravi noi a mantenere il risultato. Mattia, quante speranze ci sono di vederti ancora l'anno prossimo con la maglia del Siena? Sinceramente non ci penso, anche perché voglio raggiungere questo obiettivo che è la salvezza, e poi a giugno valuteremo tutte le opzioni che ci saranno. Per le prossime due gare? No, le prossime due gare sono fondamentali come quella di oggi, anche perché bisogna fare più punti possibili, il campionato è molto duro e soprattutto mancano altre partite che sono molto decisive. Compresa quella con l'Inter, per te è una partita come le altre? Sì, no, è una partita come le altre, perché giochiamo sempre contro una squadra che ha degli obiettivi e che lotta domenica dopo domenica, quindi sarà una partita come le altre e cerchiamo di dare il massimo. A quanti gol vuoi arrivare? Spero di farne il più possibile per salvarsi. Ibrahimovic ha 22. Complimenti a lui. Non so se ci vuoi arrivare. Mi sembra un po' difficile. Con questa battuta salutiamo a ringraziare.